Buonasera, sta per andare in onda Social Evolution, il nuovo programma targato Radio Styles che vi racconterà come nasce una pagina social di successo. Tutti i giovedì dalle ore 22 fino alle 23 circa conosceremo chi c'è dall'altro capo della rete e scopriremo che talvolta sono molto più vicini di quanto crediate. Programma condotto da me, Luca, sarò ovviamente affiancato dall'insostituibile Saiuz alla regia e vi aspettiamo su www.radiosaiuz.it. E ora si parte, via! E ritorniamo in diretta qui su radiosaiuz.it. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori di radiosaiuz.it. Siamo giunti alla nona puntata, non finisco mai di stupirmi, nona puntata di Social Evolution, programma dove appunto andiamo a conoscere chi c'è dietro le nostre pagine social preferite ma anche più seguite dalla rete. Come avete sentito in questa sigla che io ormai ho promesso da due mesi, cioè dalla prima puntata di cambiare, ma ho ottenuto uguale praticamente, giuro che la cambierò. Andiamo in onda dalle ore 22, quindi adesso, fino alle ore 23 circa, e tra poco andremo anche a scoprire e a conoscere chi vi ho scovato questa settimana. Ovviamente voglio prima salutare, come insomma è doveroso fare, gli ospiti della passata puntata di giovedì scorso, i Legalize, questa simpatica pagina che insomma ci ha fatto anche conoscere, scoprire, riscoprire meglio ancora il mondo di Lego, e ci ha veramente insomma molto curiosa e simpatica. È stata veramente una bella scoperta, una pagina che tengo sempre a precisare veramente di nata un mese fa, credo faccio un mese oggi tra l'altro, quindi veramente freschissima. Prima ovviamente introduciamo, cari ascoltatori, i compagni di viaggio di questa sera. Partiamo ovviamente dall'uomo che rende possibile tutto ciò. Spero che tu abbia già aperto il microfono e ti passo subito la palla. Ciao Saiuz, come stai? Ciao Luca, buonasera a tutti quanti, agli ospiti. Ti sono piaciuti Legalize la settimana scorsa? Fortissimi. Sono stati fortissimi. Una squadra fortissima, come diceva cosa? Vedo che già partiamo bene. Questa sera ti posso garantire, Saiuz, che penso che non voglio. Sì, dai, te la goderai di più, secondo me. Benissimo. Un po' perché ti metteremo in un cantuccio questa sera, per ovvi motivi che adesso andremo a dire, e un po' anche perché proprio questa pagina, ti posso garantire, mi ha fatto scompisciare. Te lo dico un po' così brutalmente, sono veramente fenomenali, ma adesso li conosceremo. Dacci qualche input della settimana, visto che vedo che ultimamente ci stavi sempre aggiornando su ciò che accade nel mondo. Ma l'input della settimana è che accade in Radio Saiuz, quindi nel condominio più che nel mondo, no? Questo è un condominio, ormai lo sai benissimo, e io sono il portiere del condominio. Accade che, come al solito, c'è stata una bellissima trasmissione lunedì con i due compari. Non avevamo ospiti, però c'era Gianluca che era scatenato. Io mi sono messo un attimo in disparte. E Ugo, insomma, che si è buttato testa di caso, che si è buttato a fare un po' di cronaca della partita dell'Italia. Si è buttato in scivolata, tra l'altro. Ma ho avuto modo di ascoltarvi, infatti, lunedì, effettivamente la cronaca che ha fatto il nostro testa di caso era leggermente diversa da quella che ho visto. Però va bene, insomma, diciamo che era un punto di vista, dai. Il fatto è proprio questo, perché alla fine io capivo che l'Italia vinceva 24-0, capito? Invece no, credo che tu non abbia un attimino frainteso, carissimo. Ricordiamo una cosa fondamentale, poi ti rilascio la parola e mi metto nel cantuccio. Che questa trasmissione, come di solito tutte le trasmissioni Radio Saiuz, sono visibili sui due canali della web tv di Radio Saiuz, sul sito radiosaiuz.it, ma questa sera andiamo anche sul live stream Ustream e il canale YouTube in diretta, in più sulle 6 web radio del network. Oltre a Radio Saiuz abbiamo Radio Reno Web, Radio Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri, Radio Isso e Radio Valdichiana. Quindi insomma ci stiamo allargando, noi ci allarghiamo. Un avere un mancamento, comunque volevo dirti questa cosa, proprio sentito a Valdichiana, cioè proprio ormai ti eri un pochino perso. No, è l'aria che mi mancava, sai che devo avere l'ossigeno qua vicino per me, per questo mi manca l'aria quando le dico, pensa quando aumenteranno.
le web radio, insomma, si trasmettere il segnale. Infatti non facciamolo aumentare, sennò dopo no devono aumentare, poi non le diremo più. Ecco, quando non le diremo più vuol dire che ce ne sono. Oppure sono andate via, oppure, cioè, tutto può accadere. Riprendo quindi la parola per insomma, dare qualche anche nota di servizio. Questa sera non ci sarà, ai noi, Priscilla, che prende, lei va a settimana alterne, quindi l'abbiamo avuta la settimana scorsa. Questa sera la nostra valida co-conduttrice, conduttrice Priscilla non sarà qui con noi, ritornerà, speriamo, la settimana prossima. Dico speriamo perché mi rendo conto che un'ora non è tantissima come tempo, se ci pensi, nel senso che è gestibile, però nonostante tutti arrivo sempre alla fine con i denti e le unghie. Ci stiamo perdendo troppo in chiacchiere. Numero di telefono, dai il numero tu di telefono per le chiamate in diretta. Prima salutiamo chiaramente la regia questa sera, che sarà gestita interamente, ai noi, purtroppo. Speriamo di essere in onda. Tessa di Caso, ciao Tessa di Caso, come stai? Siamo una squadra fortissimi. Buonasera. Perfetto, a tutti. Posto. Chiudo il collegamento con Tessa di Caso. grazie mille. Tornando a noi, ovviamente poi ci sono io, Luca, l'ultima ruota del carro, come ormai dico sempre. Ma io credo, sai, ci sia anche giunto il momento a questo punto di entrare, dopo ben 7 minuti, nel cuore della diretta, introdurre l'ospite. Anzi, gli ospiti. Hai raggiunto Gianluca, Come, scusami? Cioè, come tempi hai raggiunto Gianluca. Esatto, infatti abbiamo perso troppo tempo. Salutiamo subito Lucio e Alessandro. Ciao ragazzi, come state? Ciao, tutto bene. Tutto bene qua. Benissimo. Intanto, dai, solite domande al stile rottura del ghiaccio. Da che parte del mondo, di dove siete voi altri? Sparsa. Varia. Siete figli del mondo anche voi, che bello. C'è una parte bolognese e una parte fanese. Ah, bellissima questa parte. Siete anche vicini, cavolo. No, nel senso che il network è di Treviso e Veneto, ma difatti poi noi siamo veramente di tutta Italia e non solo. Io, tra l'altro, dalla provincia di Modena, la bellissima e ridente Nonantola, ecco, così diamo anche le coordinate. E quindi tra 14 a 1. A 14 a 1, esatto. No, intanto fa piacere intanto avere qualcuno anche vicino, perché sai, ci siamo ultimamente, sai, ci troviamo con gente dalla Calabria, dal Veneto, dalla Lombardia, invece li sento quasi vicini. Perfetto, vicini vai. Poi avete, insomma, come dicevo, a Size, vi ho scoperto girovagando in rete e mi ha chiaramente colpito questa pagina, che veramente sto seguendo con rapido interesse. Certo, non è una di quelle pagine che, non senza nulla togliere, però si distingue per, diciamo, un livello culturale elevatissimo, però è una di quelle pagine che ormai non riesco neanche a farne a meno. Ovviamente non posso presentarla io. Come si chiama, Lucio, questa pagina? Si chiama Poveri ma Brutti. Perché solo poveri non bastava, evidentemente. Esatto, e quindi, tra l'altro, mi ricordo. Quindi se ne parte. Esatto, tra l'altro mi ricorda vagamente, non vorrei, insomma, citare troppe pagine stasera, però mi ricorda vagamente un'altra famosa pagina del web, e in particolar modo di Facebook, che è Calciatori Brutti. Infatti è stata una di quelle cose che ho subito associato, anche se poi di fatti fate altro, ecco, come contenuti. Siete nati prima voi o prima loro, intanto? Sono nati prima loro. Ok. Sì. Perché voi siete, più o meno, quando è che avete partorito questa idea? Un anno e mezzo, però in realtà la pagina è cresciuta molto negli ultimi 6 mesi, decisamente, sì. È stato un anno che praticamente era un gruppo di amici e dopo è cominciato a crescere. Quindi più è degenerata, più è cresciuta, perché accade sempre così, ho notato, è una cosa direttamente proporzionale. Ma chi di voi due è stato l'ideatore? Voi, cioè, è stata una cosa un po' di gruppo, oppure Lucio si è preso un giorno, si è svegliato, ha detto no ragazzi, bisogna fare qualcosa? No, io una sera che avevo bevuto troppo, evidentemente, ho avuto questa brillante idea di lanciare la pagina. E niente, da lì ho cominciato, appunto, era un discorso tra amici, era quasi un gruppo, sì. Perché seguivo tante altre pagine sui generis, ho detto ma perché non farne una mia,
e dopo ho perseverato, ho continuato a pubblicare, alla fine la pagina effettivamente è cresciuta e soprattutto ci sono veramente tanti fan che adorano quello che pubblichiamo. Esatto, quindi, esatto. Che infatti, ci può andare avanti. Sì, sì, infatti è una cosa che ho notato molto, quindi insomma errare umano, perseverare diabolico, tu hai deciso di perseverare e insomma non è andata malissimo, diciamo così. No, no. Poi ho visto che la situazione era difficile da gestire perché ormai eravamo quasi 50.000, per cui il gruppo si è allargato, la famiglia di poveri ma brutti si è allargata. Esatto, con Alessandro e anche un altro ragazzo che salutiamo, Mario. Sì. Che è in treno in questo momento. Quando il baratro si fa profondo bisogna riempirlo in qualche modo di altre persone. Ah beh, per forza. E allora intanto hai già dato, Lucio, qualche indicazione su quanto è il seguito. E noi adesso mandiamo prima un brano, giusto testa di caso, che vedo che mi hai già passato qui internamente in chat. Mandiamo prima un brano, ragazzi. Sì, ok, io non so ogni tanto te cosa ti prenda, però come dicevo, mandiamo prima un brano di Roller Genoa, Safe and Warm, e dopodiché torniamo in diretta, chiaramente ci racconterete anche a quanto siete arrivati. Prego, testa di caso, facci ascoltare qualcosa. Testa di caso. Smiles, you're the only reply that I get.
E ritorniamo in diretta qui su radioscience.it, Social Evolution. Questa sera, insomma, abbiamo questi poveri ma brutti che effettivamente, se ci state seguendo anche sul canale YouTube, che trovate appunto su Radio Science, Radio Science Live ovviamente, potete anche vedere questa loro immagine che solo a guardarla non posso restare serio, ma va bene, adesso mi impegno, cerco di concentrarmi. Diamo qualche riferimento, qualche coordinata agli ascoltatori nuovi, soprattutto che magari non conoscono un pochino questo programma e anche i programmi di Radio Science. Potete interagire con noi questa sera sulla chat che trovate sul sito principale radioscience.it, sia dal computer che sul loro tablet. E per quello che riguarda invece il live, vi consiglio di utilizzare, soprattutto se usate qualche device mobile, appunto l'applicazione di YouTube, digitando Radio Science, come dicevo poc'anzi. Per quello che riguarda tutti i contatti, chiaramente a parte il sito principale, li trovate anche su Facebook con Radio Science e anche su Twitter con @science. Chiusa parentesi, con contatti cosa abbiamo fatto? Ah no, scusate, una cosa che mi sono dimenticato la settimana scorsa e sono stato punito per questa cosa anche in diretta. Ci potete anche chiamare questa sera, come e dove e perché, allo 0422 16 26 622, spero di aver detto bene il numero, ma credo di sì, e potete anche mandarci un messaggio o un file audio su WhatsApp al 393 788 0195. Il buon testa di caso, senza zappare la tastiera, ridirà questi commenti, questi contatti anche in chat. Detto questo, saluto subito Fabio questa sera che ci ha scritto in chat. Ciao Fabio, non ci abbandoni mai, cioè ti qualsiasi pagine ti porti, tu ci sei sempre. Fantastica questa cosa. Questa sera, Fabio, se non conosci i poveri ma brutti, ti consiglio durante questa chiacchierata di andarti a guardare la loro pagina, perché veramente merita. Tornando invece a noi, insomma, Lucio Alessandro, mi stavate un pochino raccontando chi siete, anzi da dove venite, meglio ancora, perché effettivamente è una pagina che non è nata oggi, è nata un po' di tempo fa, circa un anno e mezzo fa, ma solo recentissimamente, insomma negli ultimi sei mesi, si è sviluppata e sta veramente prendendo, raccogliendo grande consenso, per utilizzare questo termine. Più di 50.000, no, siamo a 66-67.000 like, un numero pazzesco. Lucio, anzi dai, chiediamolo ad Alessandro, che abbiamo chiesto a Lucio. Alessandro, 66.000 like, ma dove vuoi arrivare con tutta questa gente? Come fate? Alle disgrazie non c'è mai fine qua, proprio. No, è un progetto che cresce, in realtà non c'è un obiettivo. Se la gente si diverte, noi siamo contenti, noi ci divertiamo un sacco a fare quello che facciamo. Sì, il segreto è quello, comunque, è divertirsi poi, mentre lo facciamo. Poi anche creare contenuti, non solo trovarne, è un divertimento. Cioè io personalmente rido da solo quando devo creare qualcosa. No, effettivamente. Sicuramente. Arrivare, non lo so, non saprei, non si può arrivare. Si può solo continuare qua. Diciamo che le statistiche appunto dicono che c'è stata una crescita molto forte. Adesso andiamo nell'ordine di 400-500 like al giorno, cioè fan in più al giorno. Certo, mi stai facendo un'analisi un po' come stanno facendo gli economisti sulla Brexit ultimamente. No, i numeri dicono che no, è importante questa cosa. Sei quello un pochino più, passiamo in termini, contabile, o diciamo sì, dai, usiamo questo termine, contabile della pagina. Fai veramente anche le statistiche, numeri, sì. Suo cuore digitale, che poi in realtà l'analista ce l'abbiamo, quello, è quello che sul treno in questo momento, è quello che ci fa poi Mario. Mario, esatto. Cioè, Mario, ci avete tutto, insomma, siete una squadra fortissimi, sì, come diceva prima Savitz, ma siete in tre, quindi. Siamo in tre, sì, Mario è la new entry, l'ultimo arrivato. E come l'avete assoldato? Scusami se te lo chiedo così, nel senso che è uno dei grandi fan della pagina che poi, ridendo e scherzando, si è unito alla causa e vi dà una mano come admin e quant'altro, oppure era un vostro amico, è un vostro amico, e com'è stata la storia? No, in realtà siamo tre amici, quindi è stato abbastanza facile questo reclutamento, diciamo. Sì. Amici che magari hanno anche dei progetti
esterni. E quindi voi, cioè, a parte, se si può dire, chiaramente a parte questa pagina, dove tra l'altro mi pare di capire che aumentando il numero dovrete aumentare anche, diciamo, le segretarie e quant'altro. Le risorse umane, bravissimo, perché veramente una persona che risponde ai messaggi che riceviamo ogni giorno. Sì, no, che quello è veramente, quelle sono veramente, ci vorrebbe un centralino. Questa cosa è bellissima, perché io ad esempio non sono uno che scrive alle pagine, ne seguo, per carità, non sono uno attivo su Facebook o quant'altro, però non sono uno che scrive appunto alle pagine. Invece non pensavo, c'è proprio una, ci sono persone che scrivono, sono contente, ci mandano le loro impressioni, ci mandano materiale, video. Infatti quello che giova anche questa cosa, al di là del, diciamo, essere anche felici del fatto che qualcuno vi riconosce comunque questa attività, chiamiamola così, che fate, però vi dà anche, insomma, man forte con, sai, qualche video piuttosto che pic e quant'altro. Quindi questa cosa penso che sia anche comoda, ecco, diciamo, da questo punto di vista. Però infatti quello che mi chiedevo, quando mi avete detto ci scrivono, ma esattamente cosa vi dicono? Cioè, nel senso che al di là di chi vi passa il materiale, cioè vi fanno i complimenti, cosa? Perché sai, abbiamo avuto anche delle pagine che magari trattavano certe tematiche, quindi magari c'era chi scriveva per avere certe informazioni, sai, quando si va sul mondo social è molto eterogeneo, diciamo, il materiale che si può ritrovare e le varie tematiche. Ma voi effettivamente fate qualcosa che è leggero per chi lo vede, quindi veramente ci strappa, uso il noi, proprio perché io faccio parte di questa serie di fan della vostra pagina, ci strappa veramente un sorriso. Però effettivamente io non mi verrebbe mai da scrivervi, nel mio caso, perché vi ho invitato qui questa sera e vi ringrazio, tra l'altro, però non mi verrebbe mai da scrivervi, cioè cosa vi dicono? Ah, dicono un po' di tutto, appunto, da molti complimenti a gente che magari non scrive niente, ci pubblica semplicemente la foto o sì, un video, che ovviamente è inerente a quello che pubblichiamo. Quindi qualche matto ogni tanto. Sì, capita. Ecco, magari ci sarebbe un aneddoto da raccontare, no, proprio recentissimo. Beh, dai, raccontiamo allora anche questa chicca, dai, perché sono curioso, mi ha incuriosito questa cosa. No, però non posso fare nomi. Senza fare nomi, ovviamente. Vabbè, intitoliamolo Il Matto, allora, dai, facciamo questa piccola parentesi, Il Matto. No, non lo sappiamo, se è matto, sicuramente tra gli ascoltatori. È una persona che sicuramente ci ha incuriosito. Praticamente sì. Proprio ieri ci ha scritto un ragazzo dicendo: ho conosciuto una ragazza su Tinder, sì, che se non conoscete è un'applicazione di incontri, diciamo. Sì, diciamo di incontri. Di incontri. Sì. E ho visto che questa ragazza ha il like sulla vostra pagina. Mi aiutate a ritrovarla? Che idolo! E la cosa poteva sembrare anche abbastanza simpatica, tutto sommato. Per le forze dell'ordine, forse. Se non fosse che questa ragazza non aveva una sua foto profilo, aveva un solo amico su Facebook, quindi... Sì, diciamo che è la classica... Sì, la classica, tra virgolette, non truffo, però insomma, diciamo che come adescare. Comunque, no, effettivamente è stato, sono bello quando avete detto... Crescono. Sì. È stato bello come avete detto Tinder, non so se conoscete, così per sentito dire. Voi giustamente... No. Abbiamo delle applicazioni povere ma brutte e basta. Poi... Siamo documentati dopo, ieri, abbiamo fatto Tinder, cos'è? Giustamente, allora vi siete fatti delle domande. Carta igienica, no? E infatti, perché tenderli come cavolo? No, effettivamente, sai, nel mondo del web ogni giorno ce n'è una nuova, no? Da ogni punto di vista, anche come applicazioni. E questa qua so che, perché a me arrivavano sempre le... Non so dove i messaggi, forse proprio su Facebook, secondo me. E quindi ho imparato a capire che cos'è, guardando appunto queste cose. Vuoi conoscere anche tu? E sei a pochi chilometri da te, cioè roba così. Comunque, a parte questo, chiudiamo questa parentesi. No, interessante questa cosa di come, insomma, in questi 66.000 like, quindi persone che vi seguono, ci sia anche qualcuno, giustamente, insomma, è la statistica,
mi insegnerete voi, che effettivamente fa anche domande un po' così, diciamo, fuori dal comune, e forse sono anche le migliori. Dai, è dal genere umano che attingiamo il nostro materiale. Esatto. Poi, quindi, siamo solo contenti di queste exploit. Esatto, adesso non voglio entrare troppo nel, non voglio sembrare che critico, ma ci mancherebbe. Voi insomma postate tantissimo materiale, lo dicevamo anche prima, il fuori onda, pic, video e quant'altro, c'è veramente un lavoro, dite, una bella faticaccia, che come denominatore comune, come dicevate voi, poveri ma brutti, ma diciamo c'è il trash. Una cosa che mi è piaciuta molto, che ho notato, che ho avuto modo di leggere, forse penso di essere stato uno dei pochi che è andato a leggere le informazioni della pagina, effettivamente voi date anche una definizione di poveri ma brutti che per me è spettacolare. Chi è che ha avuto questa idea di scrivere quel testo sotto la voce informazioni della pagina? L'ho scritta io perché, no, in effetti era un problema. È capitato che leggendo Poveri ma Brutti, vedendo quell'immagine profilo, può sembrare anche che noi... Che sono io quello. A parte no, può sembrare che noi magari prendiamo in giro temi come la povertà, e ci mancherebbe, cioè, non, assolutamente, questa è una pagina leggera. Per noi Povero ma Brutto è uno spirito, è quello che vogliamo sottolineare. State of mind. Esatto. Giusto. Essere, come dire, essere, è difficile definirlo perché è un po' essere un essere umano, siamo così, siamo poveri ma brutti. È inutile che ci conciamo in tutti i modi possibili, ma quello siamo e ci comporteremo sempre in quel modo. Esatto, non è una povertà o bruttezza fisica. Cioè, parliamo esatto di a parte che è nato da un gioco di parole, perché come saprete dal film Poveri ma belli. Sì, infatti è la prima cosa che ho pensato quando ho letto Poveri ma brutti. Tra l'altro, esatto. Voi date anche una bella indicazione quando dite condizione che permette di individuare i propri limiti, che adesso ho aperto la pagina che me l'ho persa, riconoscere e apprezzare tutto ciò che c'è di povero ma brutto c'è nel mondo e affrontare la vita con la semplicità e la sfacciataggine del cazzo mene. Ed è bellissima questa cosa. Esatto, sì. Questa cosa veramente credo che è geniale, assolutamente geniale. Ogni tanto do sempre un occhio all'orario perché... giustamente ci piace conoscere la pagina e conoscere anche voi, chiaramente, e ci avete dato veramente un bel po' di input fino adesso, e vedo che comunque siete due ragazzi, ragazzotti, perché dai, come dicevamo, siamo coetanei. Ecco, siamo coetanei, forse non dovevo dirlo, perché effettivamente l'abbiamo detto in fuori onda. Beh, ma me lo chiedo, quanti anni avete, ragazzi? Siamo coetanei, siamo ventenni, no? Ah, giusto, 20 io e mezzo, a dire la verità, però non so tu... Perché sai che... 54, prima era 53, adesso è cresciuto 54. È un attimo. Velocemente. No, siamo grandicelli, dai. Diciamo. Esatto, una particolarità, dico particolarità perché paradossalmente in queste 9 puntate mediamente Saiuz, che scusami Saiuz, ti ho lasciato in un angolo, potrà... diciamo, a maggior ragione confermare questa cosa, in queste 9 puntate siete, diciamo, i ragazzi che siete al secondo, terzo posto come età, nel senso che sono veramente molte altre pagine che hanno degli admin veramente giovani, quindi il bello della rete, come diciamo sempre, è anche la eterogeneità, non solo tematica ma anche anagrafica. Diamo un pochino di spazio anche al mondo della musica. Ricordiamo per gli ascoltatori che non lo sapessero che su radiosites.it potete trovare solo musica Creative Commons o libera e o indipendente. Noi cerchiamo, come il dogma di Sites, di dare spazio e voce a tutti, quindi il nostro intento appunto è partire dalla musica indipendente, e questa sera state ascoltando tutti i pezzi di questa band, tra l'altro selezionata da testa di caso, quindi diffido, declino ogni responsabilità, il Roller Genoa. E questa sera appunto state ascoltando questa band e mandiamo subito Little Liar. Mamma mia che bella pronuncia. Prego, testa di caso, fai quel brano.
Ritorniamo in diretta, 22 e 34 minuti. Questa sera la puntata sta andando a testa di cosa, confermami anche tu, a gonfie vele, nel senso che Lucio Alessandro, poveri ma punti, ma una bella chiacchiera, no? Complimenti, complimenti veramente, non solo per la pagina, perché è banale, li ho invitati apposta perché mi è piaciuta la loro pagina, ma anche e soprattutto per quello che ci stanno raccontando, e anche ti hanno lasciato anche qualche chicca, e tra poco ne sapremo ancora di più. Vi giro una domanda che è arrivata in chat da Caramelloman. Io so, e se la settimana scorsa mi hai fatto veramente ribaltare, sono caduta dalla sedia quando ho letto Caramelloman. Ciao intanto, ciao a tutti, gran bella pagina, mi chiedevo, avete mai pensato di fare qualche video simpatico? Beh, effettivamente voi ragazzi fate già qualcosa in tal senso, ma io vi lascio la domanda così com'è. Lucio, che mi racconti? Sì, abbiamo cominciato da poco, in effetti, a fare anche delle piccole produzioni povere ma brutte, quindi nostre, e qui stiamo imparando. Sono i mezzi sono poveri ma brutti, però diciamo l'idea dietro c'è, stiamo crescendo. E qui lascio la parola ad Alessandro, che è lui che effettivamente realizza i montaggi video. No. Sì. Sì, in realtà sì, sono dei montaggi, sono dei mashup, come li chiamano in gergo i giovani. Quelli bravi. Quelli bravi, sì, quelli più addentro nelle viscere del web. E, sì, no, sono semplici mashup in cui ci cimentiamo e ci divertiamo solo a farci. Probabilmente rido solo io mentre li preparo, perché veramente, se mi vedi quando li preparo, sono lì con le cuffie che rido, sembra un pazzo, sembro impazzito. E magari fanno ridere solo a me, poi non trovano riscontro, però io sono contento così, quindi mi va bene. Qualcuno sì, qualcuno meno. Poi è bello che molti, questa è una cosa interessante sulla partecipazione dei ragazzi che ci seguono, dei fan, chiamiamoli così anche. Sì. Se preferisco chiamarli amici, non lo so, poveri ma brutti, no, ecco, questi poveri ma brutti, e che ci danno suggerimenti in realtà, perché chi spulcia, chi segue le pagine, insomma, ne sa più di noi in realtà, quindi ci danno suggerimenti, ci dicono: guardate ragazzi, forse io avrei fatto così, e noi siamo apertissimi, anzi insultateci, dateci dritte, qualsiasi cosa. Questo lo rivolgo a tutti quelli che ci ascoltano e che seguono magari la pagina. Noi siamo apertissimi e siamo, anzi, vi ringraziamo per questo. È bella questa cosa. Poi non so se in realtà la domanda di chi ci ha scritto è rivolta al fatto se ci mettiamo la faccia, nel senso se video prodotti da noi, insomma, che con noi, che non lo so. Metterci noi in prima persona. Sicuramente facciamo un mashup, quello sì, stiamo lavorando su quello. Quindi produzioni proprie. Di meme, non lo so, di qualsiasi cosa. Beh, insomma, state anche ai social, insomma.
Sì, vi state anche addentrando. Beh, è stata intanto grazie a Caramello Man per la domanda e anche a voi, insomma, che siete stati anche esaustivi, no, in questa risposta. Poveri brutti, ma esaustivi. No, nel senso, brutta qualità che si acquisisce con l'età. Sì, è vero. È vera questa cosa. Infatti anch'io mi perdo molto, parlo troppo da questo punto di vista. Però almeno che pensano Caramello Man, poi magari scrivici in chat se... sono stati, no? Ciao, grazie a Caramello Man. Ti ho dato completezza di risposta. Ma voi ragazzi, quando non siete sulla pagina, che fate? Nel senso che analista, cosa fate? Chi siete? Non so se si può dire in diretta. Oddio, al massimo lo censuriamo nel podcast. No, vabbè, dai. No, dai, Lucio. Lavoriamo nel mondo della comunicazione. Quindi facciamo finta di lavorare. Ci proviamo. Ci stiamo provando, ma abbiamo una... lavoriamo nella comunicazione, quindi siamo, oltre ad essere amici, siamo anche colleghi. Tutti e tre, diciamo che io e Lucio principalmente veniamo da uno stesso percorso universitario, quindi magari abbiamo questa affinità. Invece con Mario abbiamo io un'amicizia di lunga data, Lucio l'ha conosciuto un po' più avanti. E, sì, vorremmo lavorare nel mondo della comunicazione e ci stiamo cimentando, diciamo. State cimentando e insomma per quello che riguarda Facebook forse ci state anche riuscendo, se vogliamo, perché i numeri sono importanti, i numeri non solo quelli maturati fino adesso, ma anche i numeri che, come diceva, non mi ricordo forse Alessandro, giorno per giorno veramente state maturando all'interno di questo mare magnum di informazioni, non solo, che è Facebook. A proposito di Facebook, ma voi avete anche il contatto Twitter o altri social, o al momento utilizzate solo, tra virgolette, questa piattaforma? Allora, Twitter l'avevo aperto all'inizio quando avevo fatto la pagina di Facebook, ma è un tipo di social diverso, comunque, che richiede una tempestività, stare sempre sul pezzo, quindi si adatta anche, secondo me, poco alla tipologia di contenuti che pubblichiamo. E anche forse le persone che lo utilizzano magari sono come target e come età sono forse più distanti. Sì. E invece abbiamo aperto da poco Instagram e anche quello sta crescendo abbastanza, ancora siamo, adesso non mi ricordo, penso sui 2000 follower. Sì, e quindi insomma anche da quel punto di vista vedo che pian pianino insomma mi state cimentando anche in altri social, anche perché insomma voi esperti o quasi esperti insomma della comunicazione, normale che ne sapete, sì, molto più di me. Dai, venditi bene almeno. No, da questo punto di vista. Scherziamo, in realtà siamo una compagnia multinazionale della comunicazione e insomma, ci divertiamo così. Sì, questo è un passatempo, dai. Allora, viene fuori che è vero. Allora, ragazzi, ecco, prima passo, do di nuovo alla chat sempre a Caramello Man, che era curioso di sapere se avete anche contatti WhatsApp dedicati alla pagina, forse perché si è rimasto ammaliato Caramello Man dai contatti di Saiuz di WhatsApp. Avete anche WhatsApp voi o comunque non, forse no, perché effettivamente no, con WhatsApp no. Questa cosa è interessante, però scusami Lucio se ti interrompo, ma vorrei ritirare io una domanda a Caramello Man, ma come userebbe lui WhatsApp in questo contesto? Perché è interessante, cioè noi siamo qua per imparare. Effettivamente, vediamo un pochino se Caramello Man ci risponderà da qui fino alla fine della puntata. Comunque per ora non abbiamo WhatsApp, cioè per ora, cioè, non è neanche previsto, magari Caramello Man ci dà una magliare, Effettivamente, perché sai, dopo potrebbero partire, non so quanti file audio vostri, ma vai, sai, tutto può essere. Però ragazzi, nel fuori onda mi dicevate che appunto, al di là di tutta questa roba che fate, che ce n'è veramente di ogni, ne abbiamo già ampiamente detto cosa fate qui dentro, proprio recentemente, se ho capito bene, si è creato
parlavamo di eventi eccetera, un gruppo proprio che, correggimi se sbaglio, punta a dare anche spazi e voce, così cito anche un pochino la radio, spazi e voce a questi, diciamo, poveri ma brutti, lavori in corso, come lo vogliamo chiamare, ragazzi? Sì, noi l'abbiamo chiamato Nuove Promesse PMB, PMB ricordiamo l'acronimo di Poveri ma Brutti, che non è PBM, che invece altra grandissima band, ma questa è un'altra storia, andiamo avanti. No, non ho colto il nesso, scusate. No, vabbè, PBM era De André, lascia stare, vai avanti. Io sono zero proprio, vale. Ah, vabbè, no, scusami, è uscito fuori dal mio... È uscito fuori il mio io musicale del lunedì sera, che ormai non faccio più. Ci sarebbe tanto da parlare su questo. No, dicevamo, queste Nuove Promesse PMB, che cos'è? Cerchiamo di lanciare nuovi talenti nel mondo chiamiamolo dell'ignoranza, ma in realtà cerchiamo proprio persone emergenti che facciano produzioni autonome. Quindi possono essere da band musicali, per esempio, ci è capitato, o cabarettisti, artisti a tutto tondo, purché siano poveri ma brutti di spirito. Ecco. E in tante persone ci hanno mandato dei loro contributi, e alcuni, quelli che abbiamo ritenuto, diciamo, idonei, sono stati anche pubblicati in pagina e sono andati bene, insomma, hanno ricevuto parecchie visualizzazioni. E quindi, insomma, questi contributi, questi file video proprio, ho mandato il video delle loro performance, giusto, che ho capito bene, e esatto. Insomma, voi li avete girati alla rete, insomma, l'avevo detto così in maniera un po' quasi tecnica. No, è bellissima questa cosa, come vi dicevo tra l'altro anche nel fuori onda, che forse, ecco, questa è un'evoluzione, una cosa che non abbiamo ancora visto, vi dico la verità. È la prima volta che vediamo una pagina che parte, diciamo, con... diciamo con un'idea, no? Voi siete partiti forse dalle picche, video, quant'altro, e pian pianino sta facendo un upgrade, ecco, mi piace stasera usare parole a caso, un upgrade per dopo, appunto, in questo caso addirittura dare lo spazio direttamente a queste promesse di Poveri ma Brutti. No, è bella questa cosa. Nel frattempo Caramello Man ci risponde per quello che era la vostra domanda. Parlava per organizzare incontri, mandare foto e quant'altro, quindi sì, diciamo un canale parallelo a Facebook. Tra l'altro bella questa domanda che fa, che è, ecco, avete pensato di organizzare appunto un raduno? Questa è pazzesca, questa cosa ci avete mai pensato? Ora rende scherzando, In realtà sì e no, diciamo, perché è una pratica che è abbastanza comune alle pagine, però sono pagine grandi, cioè che hanno numeri dai 500.000 fan in su, però sì. Ecco, però non ci può fermare nessuno, infine, che ci frega, voglio dire. Sì, meno siamo, meglio è. Per il futuro è sicuramente una cosa che si può tenere in considerazione, sicuramente, anzi. Eh no, effettivamente le pagine grandi giustamente lo fanno, anche perché, cioè, sapete meglio di me che, insomma, dal momento in cui si decide di fare un raduno, da quei 60-70 mila che siete, giustamente non è che tutti quanti possono spostarsi, no, però sicuramente fedelissimi, sì, quindi diciamo che è interessante questa cosa, che, insomma, sì, è una cosa che effettivamente le pagine pian pianino devono fare. Come? Un qualcosa, dire, ma da qui direttamente, se qualcuno ci vuole ospitare per un raduno, Poveri ma Brutti. Un bel raduno. Il nostro sogno sarebbe farlo in Bosnia, perché già la band. Abbiamo già la nostra band che abbiamo lanciato in Italia, che ha avuto un successo strepitoso, e sono i Satelliti o Satelliti, non so quale sia la pronuncia corretta, e loro sono veramente fenomenali. Se non li conoscete, andate a cercarli. Andiamo a cercare, ma forse ho visto qualcosa, sai, perché insomma mi è familiare, quindi tanto vedo che, allora, domande su domande, e io prima farei in questo modo qui, vi faccio io una domanda, anzi una richiesta, meglio ancora, poi mandiamo un brano musicale e poi passiamo diamo voce di nuovo alla chat. Una cosa che qui su Social Evolution, su Radio Science, ormai manteniamo sempre, insomma, durante ogni puntata, più o meno a questo punto della puntata, insomma, noi
ci piace, come avete visto, ospitare admin, insomma detti ai lavori, diciamo così, di pagine social, Facebook e non solo, e proprio perché ci piace proprio conoscere chi c'è dietro, come in alta l'idea, come state facendo voi questa sera. Noi diciamo ogni settimana facciamo questo, io vi chiedo appunto di passare tra virgolette questo fantomatico testimone a un'altra pagina Facebook che ovviamente io provvederò a invitare sempre qui da noi. Quindi in sintesi è, ma voi se voleste seguire un programma come Social Evolution, chi vorreste sentire come amministratore di pagina? Cosa vi piacerebbe conoscere di una certa pagina? E quindi noi insomma provvederemo, io poi chiaramente provvederò a contattare per vedere un pochino se non subito, chiaramente nelle prossime settimane, anche mesi a volte, far venire qui in diretta. Dico anche mesi perché effettivamente dalla prima puntata che mi sono fatto passare, diciamo così, un nominativo, non li ho ancora portati in diretta. Li ho contattati tutti, ci stiamo organizzando col calendario, ma non abbiamo ancora portato in diretta queste pagine tra virgolette referenziate. Quindi diciamo io vi lascio questa domanda, questa richiesta, che poi mi darete risposta alla fine però della puntata, non adesso. Se non vi è chiaro quello che vi ho chiesto, perché effettivamente mi sono mangiato 6 volte le parole, me lo chiedete in fuori onda. Mi sono perso proprio. Sì, lo so, è un classico, ma adesso per quello infatti lo dico prima di un brano musicale, così poi ti do la traduzione. Mandiamo un altro brano sempre del Roller Genoa, Hey Rhythm and Blues, e testa di caso, ci sei o ti sei perso, perché poi ti abbiamo un po' abbandonato? Ci sono, manda il brano. Perfetto, grazie testa di caso. Ritorniamo in diretta a RadioSites.it Social Evolution. Questo era l'ultimo blocco, l'ultimo stacco musicale. Dopodiché, sì, non è durato molto, quindi spero che il brano vi sia piaciuto, perché non ho avuto modo di ascoltarlo, quindi ho lasciato l'onore e l'onere soprattutto a testa di caso, che questa sera hai fatto tutto tu, curato regia, mandato brani, scelto i brani, quindi dai, da questo punto di vista Saic ti ha insegnato bene, spero. Poi scopriremo che non siamo mai andati in onda. Volevi anche il caffè?
Esatto, se non dovessimo essere andati in onda, spero che tu abbia registrato la puntata, che ovviamente troveremo anche sul podcast presente su radiosites.it oppure all'interno del canale YouTube di Radio Sites. Come abbiamo fatto, e ormai penso che abbiamo abituato a fare, a vedere sulla nostra pagina Facebook in questa settimana troverete anche qualche estratto di questa puntata, quindi qualche piccola clip di quanto è avvenuto questa sera. E ce ne sarebbe troppo da dire, quindi vi consiglio poi al massimo di risentire tutta la puntata. Detto questo, quanta roba, ragazzi! Lucio e Alessandro, questa sera ci avete bombardato di informazioni. Siete due che, un po' per l'età, un po' anche per il lavoro che fate, avete creato una pagina, ma soprattutto avete tante cose da dire. Tanto, abbiamo detto tanto del passato, del presente, e per quello che riguarda il futuro vedo che, anche se non ve l'ho chiesto esplicitamente, mi avete già dato qualche buona indicazione su quello che state facendo. La pagina sta crescendo veramente a dismisura, veramente complimenti per quanto avete fatto. Grazie. Generalmente a questo punto della puntata chiedo sempre a Saiz, ma non so se ha il microfono acceso quindi se c'è, o se ha le cuffie, questo io ci provo. Saiz, se ci sei, batti un colpo, diceva qualcuno. Se ci sei, ti chiederei cosa ne pensi di Poveri ma Brutti. Toc toc. Ah, ci sei? No, perché ero preoccupato. No, ero qui che osservavo testa di caso, tutto qua. Ah, perfetto, monitoravi. Se hai ascoltato la puntata, hai avuto anche modo questa sera? Come non ho avuto modo ancora di vedere la pagina di Poveri ma Brutti, cosa che farò domani, perché perfetto, oggi ho dovuto purtroppo curare altre cose. Indifferita. E cosa mi racconti di questi ragazzi? Beh, voglio prima vedere la pagina, poi vi saprò dire. No, okay, scherzo. Sì, vabbè, allora so, li vedo spigliati, ragazzi. Li vedo spigliati, però io, mentre parlano, io guardo l'immagine che ho messo, no, dei Poveri ma Brutti. Per quella che c'è. Allora sto cercando di capire chi sono quei due in mezzo a quella folla di immagini, addirittura di uno senza un dente, insomma. Ma quello è la mascotte. Che appunto PMB ce l'ha scritto in fronte. Poveri ma Brutti, era l'acronimo, sai. Non so se hai notato. No, non ci avevo notato, ci avevo fatto caso. Incredibile, anche tu vedo che sei sveglio come me questa sera. Allora, va benissimo. Stylizaius, che tra pochi istanti vedo che ci stiamo veramente già avviando verso i titoli di coda. Volevo chiedere anche ancora qualcosina ai ragazzi. Prima di passare, di dare voce alla chat, volevo salutare, che non ho fatto non per dimenticanza, perché ci tenevo a dirlo verso la fine. Salutiamo Gianluca che è il conduttore, una delle figure principali di Radio Science, che questa sera, insomma, ha avuto, ora qui entro, apro e chiudo parentesi per un momento un po' di serietà, un incidente, speriamo non grave, nel senso che ci ha contattato. E quindi no, lo dico soprattutto per gli ascoltatori che ci seguono durante le serate, che lunedì non ci sarà probabilmente in diretta, quindi vi dovrete accontentare di testa di caso, sai, insomma, tornerà a Priscilla probabilmente, quindi da questo punto di vista siamo a posto. No, ci dispiace, quindi veramente auguri di pronta guarigione, perché insomma sono sempre quelle cose spiacevoli, che soprattutto che è una cosa così fresca, vero Saiz, che ci ha veramente colto subito, eravamo anche preoccupati, poi dopo mi pare che forse il problema sia rientrato, però insomma, come ogni cosa, sono quelle cose che a volte capito. Chiusa parentesi, ciao Gian. Do voce alla chat. Fabio ci chiede: domandina per gli ospiti, avete mai beccato persone che si sono sentite offese per la vostra pagina, Alessandro? Io ho alternato da solo per quello che faccio, però no, oddio, offese, Lucio, qui aiutami un po' tu. Persone che si sono offese, allora guarda, è capitato, visto che abbiamo cominciato a pubblicare molti video dell'area balcanica, video musicali, quindi sì. Bosnia, artisti emergenti, ma non solo. Qualcuno magari ha un po' frainteso il contesto, pensando che fosse quasi una presa in giro delle tradizioni, ecco, perché bene o male è musica popolare. Certo.
Però in realtà i primi che hanno spiegato questa cosa a chi si lamentava erano gli stessi, magari gli stessi ragazzi bosniaci o gli stessi ragazzi rumeni, gli stessi ragazzi albanesi, perché abbiamo tantissimi anche fan stranieri. Questa è una cosa che hanno capito lo spirito, diciamo. Che non abbiamo detto, ci sono tanti, visto che abbiamo pubblicato molti video di gruppi stranieri, abbiamo anche tanti fan dall'estero, e questa insomma è una cosa che ci fa piacere. Insomma, si siete anche multiculturali praticamente, e questa cosa infatti di questi brani che infatti qualcuno l'ha ascoltato, mi sono anche lì fantastici. Immaginavo sinceramente, quando Fabio ha fatto questa domanda, immaginavo che probabilmente qualche critica potesse venire da quel contesto, no? Ma in realtà neanche poi così tanto, però veramente pochissime, sì, rispetto, non so, bisogna riconoscere un forte spirito di autocritica, diciamo, sì. Quindi... compresa la cosa, perché poi il dubbio, il beneficio del dubbio c'è sempre. Ah beh, certo. No, però insomma effettivamente già il fatto che l'albanese insomma spiegasse al suo connazionale che in realtà, ragazzi, è tutto uno scherzo, cioè si sta ironizzando, no, chiaramente. Ma sono i primi a mandarci video, cioè tanti ragazzi bosniaci, tanti ragazzi albanesi, rumeni che mandano in chat video di musica tradizionale, cioè capendo benissimo qual è lo spirito e divertendosi loro per primi, ecco. So, questa cosa qui è, ragazzi, di aprire una pagina bosniaca di poveri ma brutti per prendere, diciamo, per il culo a noi, ecco, perché... Infatti fate il gioco al contrario. Infatti, no, ma pubblichiamo tantissime cose italiane. Sì, no, ma c'è tanto materiale. C'è tanto materiale, infatti pensavo la stessa cosa, c'è veramente tanto materiale anche da queste parti. Ragazzi, questa sera è stata una puntata veramente col gas aperto, siete andati veramente spediti, mi fa molto piacere. Sono già le 23 quasi, quindi è giusto che diamo anche i saluti del fine puntata. Io quindi vi passo la parola, se volete appunto salutare qualcuno, in particolar modo immagino i vostri fan e Mario che avete lasciato in treno. Quindi prego Lucio e Alessandro, vedete voi chi per prima, e poi ovviamente vi chiedo già quale pagina mi consigliereste da portare qui su Social Evolution. Vai pure Lucio. Intanto vi ringraziamo per sì, grazie mille ragazzi per averci chiamato, per averci ospitato in diretta a Radio Science. A Radio Science. Salutiamo tutti i nostri fan, saluto Maria Chiara, la mia ragazza. Sì. Cos'è? E salutiamo Mario, che ormai dovrebbe essere arrivato a Bologna. No, mi raccomando, a chi ci segue, mandateci tutti i vostri suggerimenti, i vostri materiali, impressioni, materiali. Se avete qualche materiale povero ma brutto dal vostro paese, città, casa, qualsiasi cosa, mandatecelo, noi sempre con simpatia pubblicheremo. Bene, bene. Una pagina da suggerire. Abbiamo in realtà pensato, abbiamo una pagina da suggerire. Una pagina, li definiamo amici? Sì, sì, sì. Sono uno in particolare, un nostro amico, quindi ti passiamo la palla al balzo, perché loro sono dei ragazzi veramente bravi. Sì. E non lo dico perché sono amici miei, ma perché sono bravi, probabilmente molto più bravi di noi. E si chiamano Ware en Vals. E adesso magari faccio lo spelling. W-A-R-E. Sì. Sì. Non sento digitale. No, io sto scrivendo lentamente, però forse allora, l'ho trovato. Ware en Vals, che vuol dire vero e falso in qualche lingua, non so se Afrikaans, olandese, non ne ho la più pallida idea. Swahili, forse, ok. Bravo, forse. Quante ne so. Dai, questa non la conoscevo, questa qui non la conoscevo, quindi me la guarderò con calma. Che sono dei ragazzi veramente fantastici, e loro ci mettono la faccia direttamente, sì, perché sono un gruppo di videomakers, attori e sono ragazzi giovani, ragazzi un po' più grandi, ragazzi, sono veramente bravi, anzi grandi, bravi ragazzi. Bene, bene, mi fa molto piacere, ragazzi. Allora passo
Avete già salutato entrambi, vero Lucio Alessandro? Che poi mi sono perso. Sì, sì. Okay. Mi ha fatto un saluto generale. Perfetto. Ah, perfetto. No, va bene, siamo finiti. Allora io passo la palla a Testa di Caso e poi a Saiuzzi, che così diamo un saluto veloce anche noi. Prego, Testa di Caso. Beh, che dire, io saluto i ragazzi, li ringrazio ovviamente per essere stati qui con noi. Sì. E ciao. Saluto tutto il condominio di Radio Science e non solo ovviamente. Perfetto, perfetto. Ovviamente tu ci sarai anche volente o nolente domani, tra l'altro tu dovrai gestire qualche altra diretta, mi dicono, ma soprattutto lunedì sarà una diretta impegnativa, ve lo dico già. Prego Saiuz, apri il microfono. Certo che lo apro il microfono. No, questa sera non salutiamo solo il condominio di Radio Science, ma anche il condominio di Poveri ma Brutti, insomma, un caro saluto ai ragazzi lì, ma anche a tutti i fans. Lì, un bel grattacielo. Sì, cioè, nostro... vabbè, se volete vengo a fare il portiere del vostro condominio anche, dai ragazzi. Volentieri, volentierissimo, perché poi i problemi condominiali sono sempre quelli. Benissimo, un caro saluto a tutti, Luca, vai. Perfetto, allora ragazzi, dai, brevissimamente, visto che siamo già, abbiamo sforato, non abbiamo quei tempi, diciamo così, stringenti come i grandi media, ma comunque cerchiamo di mantenere la nostra consueta oretta. Grazie innanzitutto a voi perché vi siete resi disponibili a fare questa chiacchierata con noi in questo freddo, caldo, non si sa, giovedì sera, sicuramente piovoso giovedì sera. Io, a parte ringraziarvi, vi faccio nuovamente i complimenti per la pagina, al di là del numero dei like, anche per quello che fate e per l'impegno che ci mettete, che è una cosa che veramente si avverte, traspare. E io vi auguro ovviamente tutto il bene nel senso del mondo, perché veramente mi allietate anche la giornata. Io un occhio alla vostra pagina la do veramente tutti i giorni, perché è molto molto ironica e mi piace. Io do l'appuntamento giovedì prossimo sempre qui su Social Evolution a tutti gli ascoltatori. Ringrazio ovviamente tutti gli ascoltatori che questa sera ci avete fatto compagnia, in particolar modo a Fabio e Caramelloman. La chat non si è mossa tantissimo, vero Testa di Caso? Correggimi se sbaglio, tu che sei un pochino più attento di me in queste cose, però comunque mi ha fatto piacere che siano arrivate domande che abbiamo potuto, insomma, ci hanno dato anche spunto e di conversazione con Lucio e Alessandro. Lucio e Alessandro, che io insomma vi ringrazio, vi do la buonanotte. E ovviamente quella cosa lì di queste promesse di Poveri ma Brutti mi interessa e penso che vi ricontatterò per altre cose. Detto questo, grazie ancora. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Perfetto, grazie a Saiuz che rende possibile, diciamolo sempre, tutto questo, perché prende il nome, questa radio è proprio il suo nome, quindi altro che megalomane. Grazie a Testa di Caso, che vedo che ormai nella regia vai a gonfie vele, sempre se siamo andati in onda, spero. Ci vediamo e ci sentiamo giovedì prossimo sempre su radiosaiuz.it. Buonanotte e ciao ragazzi.